One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Oggi ho deciso di farvi trascorrere qualche minuto all'insegna del brivido, quello vero, è quello che vi fa restare seduti in tensione anche se comodamente sdraiati sul divano. Il film di cui parliamo arriva da un racconto di Stephen King, Il re del brivido. La pellicola tratta da questo racconto è una delle più riuscite nell'ambito del thriller, perché ha avuto un grande successo commerciale e ha goduto di una critica positiva pressoché unanime. Sto parlando di Misery non deve morire, un titolo di per sé iconico. Sostanzialmente è la storia di una stalker, Annie, magistralmente interpretata da Kathy Bates, lettrice e grandissima fan dello scrittore Paul Sheldon, incarnato dal mitologico James Caan, il Sonny Corleone del Padrino, tanto per intenderci. Paul Sheldon scrive una serie di bestseller che hanno come protagonista Misery Chesten. Questa volta però l'uomo si sta dedicando a un romanzo completamente diverso, senza il personaggio che gli ha reso fortuna e successo. Come da tradizione, si rifugia in Colorado per terminare ogni racconto, sempre nello stesso hotel. Messa la parola fine a quest'ultimo lavoro, Paul fa ritorno a casa, ma una tempesta di neve lo sorprende lungo il tragitto e finisce vittima di un terribile incidente. La vittima viene così intercettata da Annie, che si prodiga per tirarlo fuori dai rottami, privo di sensi, e condurlo a casa sua, dove comincia a prendersene cura. L'uomo ha riportato diverse ferite importanti, tra cui una serie di fratture alle gambe, rotula compresa, una spalla dislocata che Annie rimette a posto tramite una manovra dolorosissima. Infatti la donna racconta allo scrittore di essere un'infermiera e lo cura in tutto e per tutto e per molte settimane. Inoltre, Annie rivela a Paul di essere appassionatissima dei suoi racconti. Annie, io ti vorrei coinvolgere in tutto, non solo il libro finito, ma anche come lo scrivo. Grazie per interessarti a me. C'è altro che ti serve giù in città? Nessuna particolare richiesta da soddisfare? Vuoi un piccolo registratore? O magari un paio di guanti fatti a mano? No, grazie, la carta mi basta. Sei sicuro? Perché se vuoi io ti porto qui tutto il negozio. Annie, ma cosa ti prende? L'uomo vorrebbe contattare la figlia, ma le linee telefoniche della casa risultano essere interrotte causa frane e smottamenti conseguenza della tempesta di neve. Inoltre vorrebbe comunicare con i medici, che avrebbero incaricato l'infermiera di prendersi cura di lui, ma questa cerca di abbindolarlo con una serie di scuse che insospettiscono l'uomo, che inizialmente pensa di essere vittima delle sue stesse paranoie da scrittore. Decide perciò, armato di buona volontà, di dare alla donna che si è tanto prodigata per curarlo la possibilità di leggere in anteprima il suo nuovo manoscritto. E questa è probabilmente l'ultima cosa che avrebbe dovuto fare. Lo scrittore è destinato a vivere un incubo peggiore di quelli scritti nei suoi libri. Per questa interpretazione, l'attrice Kathy Bates ha vinto l'Oscar e il Golden Globe nel 1991. Riconoscimenti meritatissimi che peraltro gli hanno consentito di avere una svolta nella carriera, perché questo ruolo, oltre a essere stato importante per lei, è diventato iconico nella storia del cinema. La regia è stata affidata a Rob Reiner, una colonna di Hollywood, che ha il merito di aver tradotto in immagini un racconto inquietante, trasformandolo così in un film di successo. Una menzione doverosa per lui, perché non sempre le trasposizioni dei racconti di Stephen King possono dirsi perfettamente riuscite. In questo caso, decisamente sì. Misery non deve morire è disponibile su Prime Video e Apple TV. Fazzoletti 2 su 5. Popcorn 5 su 5. Lo consiglio perché è un film pieno di brividi e molta suspense. Buona visione!